Sì, ma sono io. Ciao. Hitler. Ma come si è ristabilito tutto? Fosse stato in Italia sarebbe tutto distrutto ancora. E vediamo com'è successo. Sono passati 5 mesi. Mi sono anche venuti i capelli neri per qualche motivo. Che palle. I miei capelli verdi, oh. Ma ci sono le macchine. Sale. Oh, mi hanno rubato i soldi. Ehi. Ma è tua moglie. Oh. Fermatelo. Tua moglie sei, non sei Kate. Cuddle, cuddle. È tipo cioppa, cioppa, cioppa. Ma c'hai i capelli bianchi, sono invecchiata di colpo. Ma parla con i manichini, drogata. Ma devo spedire le cose per lei. Dude. Dobbiamo fare il fattorino. Death Stranding. Ma tu sei la bulla. Ti sei ridotta a fare la commessa col ciccione sudato, bastarda. E Hiroko ha lasciato la casa la settimana scorsa e nessuno sa dov'è. Ma Hiroko! Ma tu perché vivi? Secondo me anche il terremoto è colpa tua, gli tsunami, l'11 settembre, tutta colpa di Hiroko. Cosa stai facendo, tonno? A posto. Ah! Offer flower per la sensei subito, gli diamo anche le bottiglie di birra, cacciaviti, piede di porco. È passato tanto tempo, sensei. Com'è possibile che sei diventata una gru? Dopo l'operazione è stato incredibile quanto sei alta. Comunque è un gioco completamente diverso. È come Yakuza senza combattimenti. È tipo Shadow of Memories. Mi sono ricordata di Yayoi e quando gli hanno fatto le robe brutte, tipo cambiarle i jeans. Un po' jingle bello. Parmigiano Reggiano, che bello! Ma che lungo! Non credo si faccia così la pizza, però lui ci sta tentando incredibile, fortissimo. Siamo tornati, porca troia, motherfather. Mi spacco la faccia a tutti, porco Dio, ma l'acqua! Ma era chiuso, ma è aperto. Come funziona sta porta? Ma no, ha perso il suo amico. E il suo amico sicuramente sarà uno che conosciamo. Tipo Danny, preso a sassate, morto lì. Perché ci siamo dimenticati di dargli le medicine. Che cappello lungo, Polnareff. Ma che bello il ponte, adesso non fai più paura alla gente, bastardo. Hiroko di merda, appena ti trovo do un pugno in testa. Ma è un uomo in latex tutto duro senza occhi. Ma chi sei tu? Che fai? Si mangia. Ma questo sta facendo un concerto incredibile. Volare con te, volare con te, io voglio te perché sei tutto Io fonderò una nuova attività di tende che quando le mordi diventano degli elefanti. E questi elefanti diventeranno dei cracker. E questi cracker si alzeranno e domineranno il mondo. Da questi cracker che si accoppiano con gli elefanti creeremo dei robot incredibili che pagheranno le tasse per noi. Così, questo è un bicchiere! Beh, che bravo che sei! Quanta birra, pollo, gallina! Sì, che bravo che sono stato. È una giornalista, io non mi fido dei giornalisti, che poi mi rubano i soldi, non va bene. Lavori qui? Sì. Quello lì è un tacchino! Mamma mia! Wow, wow! Si fa il tacchino. Forse sta succedendo qualcosa da legale? Come cammina molto gay? Ti ho trovata! Bastarda, hai ucciso la sensei. Te! Senti, non ti nessuno ti odiava prima, ma se è colpa tua della morte del sensei, quindi giustamente tutto il mondo ti odia e fa bene. Te! Vuoi picchiarmi, picchiami, poi puoi andartene, va benissimo. Ehi! Mi picchia lei adesso. È tutta colpa mia. Eh sì. Beh, dobbiamo mettere le cose in chiaro, non è che posso dirle, non è vero, non hai ucciso tu la sensei, non hai estratto quella pistola fuori dal culo di una scimmia e le hai sparato. Devo dire le cose come stanno. Dai che facciamo una festicciola qua dentro. Ehi, basta, se ne va. Non so come fai a metterlo, provaci. Cosa fai nel tempo libero, baby? Non me l'ha detto, bastarda. Che tipo di donne ti piacciono? Donne come te, ehi, fighi, ehi. Quali sono i tuoi sogni per il futuro? A servirti per sempre, e io ti amo già. Cosa c'hai, ma una videocassetta? Ah no, il menu. Ma c'è Berry Good, compro subito. Ma che bellino, Kuma, fa l'occhiolino, oppure un ictus. Ah non lo so con l'ictus. Niente, questa mi guarda mangiare, ma mi guarda malissimo. Ma cazzo ridi? Niente, c'è un tizio che fa le robe, ehi, i soldi. Possiamo fare le foto? Che bello. Ehi, cos'è? All'home rice. Che bello, che buono. Ma chi mi sono cagato? Bastardo! Oh, finalmente qualcuno che mi dà soldi. Ma hai dato dei vestiti?
Io voglio i soldi. Per favore, diventa la mia fidanzata. Palma, nessuno vuole fare fighi fighi. Ma sono veramente così brutta? No. Sto immaginando che c'è una macchina qui e così faccio finta di mettere le mani sopra la macchina, così sembro figo. No, sei solo un coglione. Ma che cosa fanno sti giovani? Andate a lavora. Madò, canale. Ero qui un canale, me lo ricordo. Spaghetti. Ma quindi c'è il gatto? Aspetta. Non c'è il gatto, se lo sono mangiati. E niente. Sembra che Disaster Report 5 avviene tra il primo e il secondo gioco. A te l'ho chiesto, io non mi sembra. Ehi amici, vi faccio vedere una magia. Se tu parli con la commessa da davanti, ti dice vuoi comprare la pasta. Ma se tu le parli da di lato, dice non puoi entrare e ti fa le altre domande. E uno dice, ma porca puttana, come cacchio fa uno a capirlo? Confesso tutto il mio amore per lei. Grazie, grazie, però sono in servizio. E lo sapevo che era qua dietro. Tanto Hiroko l'unica cosa che fa è ammazzare la gente per caso e venire bullizzata. Mi ricordo di Yayoi, mi incazzo e gli spacco la faccia. Ma che puntini, che schifo! Wow, oh shit, cos'è? Street Fighter! Ma c'ha pure le mosse speciali, ma che è? È bellissimo, incredibile! Morto violentissimo, morto! E uno è andato. Ma da quanto è alcolizzato questo drogato? Ma cos'è? Ha lanciato una torta? Ma è una torta? Ma che è? Sai! Tadini, sta torta! Eccola! Dai, ammazziamo pure Hiroko, vieni! Mamma mia, la vendetta per Yayoi è compiuta! Tutti stanchi, con i legnetti nel collo. Fatelo mai più. Vattin! Ehi, che arrestati subito, mamma mia! Però possiamo dirgli tranquillamente perché vogliono arrestare noi. Ma hanno visto un pelato, quindi. Ma guarda come corrono le bulle, bastarde. Stai bene dopo che hai ucciso la sensei? Perché siete qui? Me lo chiedo anch'io, perché siete qui? Ti abbiamo cercato. Cos'è un UFO? Ti abbiamo cercato ovunque. Siamo amici, no? Ti ricordi quando ti ho bullizzato, ti ho spaccato gli occhiali, ti ho tagliato i capelli e abbiamo ucciso la sensei insieme? Best friends. Ma cosa come? No, mi sto perdendo io. Ma che è sto twist così? Ma io non sto capendo, ma erano bulle oppure si è inventata tutto? Che drogata. Ma soprattutto la mia fidanzata, dov'è? Voglio dire più cose, voglio sapere dov'è Yayoi. Vecchio bastardo, ma come arrivo tutto grasso? Mi ha dato una lettera di Yayoi. Ma dai, mi ha dato la lettera perché non sa dove vivo. Ma gliel'ho detto. Vai, la apriamo, vediamo che c'è scritto. E niente, questo era Disaster Report 5 che era iniziato come Disaster Report 4, è diventato 5 di colpo. Ed è molto bello, molto divertente, con un finale che sinceramente io volevo vedere Yayoi fare fichi fichi, ma non l'abbiamo fatto, però tecnicamente lei vuole fare fichi fichi con noi, quindi sinceramente è un win. E niente, io spero vi siate divertiti, io mi sono divertito un sacco. E ci vediamo in un prossimo video. In cui tocco delle marmotte fatte di burro. Buonanotte, gente! Ah!